Oh, ho appena visto, ahimè, non a Venezia, ahimè, non in anteprima, ahimè, non in sala col cast e regista, però ho appena visto comunque Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio. Ed è un bel film, assolutamente un bel film. È un film che non gioca su emotività dirompenti, confrontandolo con altri film in concorso, magari altri film italiani a Venezia, come L'Immensità, c'è cioè la Penelope Cruz, però insomma, però la produzione italiana, Bonsenuole Misto, Monica e Misto. Comunque, questo meno emotivo e non vuole spararti in alto e in basso di gioia e tristezze, ci sono film che ci sono riusciti, altri che no, Monica assolutamente no. L'Immensità è molto emotivo e molto emozionante, anche se poi cinematograficamente non è perfetto, ha le scene musicali, le scene di diversi, tantissimi pregi, comunque un ottimo film, ma non è perfetto, però è molto emozionante. Questo no. Questo non è una montagna russa, una totale, una continua frenesia di emozioni, anzi. È molto tiepido, ma vuole esserlo, sa di esserlo e lo fa con grande raffinatezza, grande eleganza. La scrittura è perfetta, perfettamente ritmata, con dialoghi incredibilmente credibili, pur essendo complessi. Ci sono personaggi che parlano anche in un registro linguistico alto, personaggi che parlano di tematiche filosofiche, si parla di Nietzsche, si parla di politica, si parla di stomaco sociale, si parla di diritto all'amore, si parla di questioni in maniera estremamente filosofica, eppure credibile, credibile come quotidiana, come reale, grazie sia alla buonissima scrittura che agli attori. Luigi Locascio e Elio Germano sono stratosferici. È una storia ambientata negli anni 60 su uno sfondo politico di socialismo, lotta operaia, lotta per diritti in generale, di diritti riservati alle minoranze, agli sfruttati, ai malpagati, ai frustrati, citando Rino Gaetano. E in questo caso però si mette in scena una storia che dice qualcosa di più, che astrae, porta tutto questo a un livello superiore tramite il personaggio protagonista. Il personaggio protagonista è vittima di una gigantesca ingiustizia, una ingiustizia figlia del bigottismo dell'epoca e ahimè ancora attuale perché tematica attualissima, ancora scottante. Quindi questo personaggio è vittima di un'ingiustizia bigotta e retriva. E c'è una parte processuale, una parte ambientata nel tribunale, una parte di flashback che ripercorre come si sia arrivati a ciò che la società ha deciso di condannare come una perversione, una schifezza, quando non lo è. Ma il protagonista, quindi il soggetto di questa storia, che tutto sommato è simile a quella di tanti altri film, di innocenti distrutti dalla giustizia, è più ricca perché il protagonista è un intellettuale, un intellettuale nel senso più bohémien, naïf del termine, quindi non pubblicato, che non viene capito neanche dalla sinistra, neanche dagli altri intellettuali, che forse non è neanche, non lo so, è un personaggio eccentrico, geniale, un po' misantropo, un po' con un carattere rude, qualche volta addirittura irascibile, quindi non un personaggio facile, non un personaggio roseo, però comunque giusto, buono in fondo, neanche troppo in fondo, buono. Pur con qualche grezzità, con qualche ruvidità. E questo intellettuale molto eccentrico riesce a portare oltre, riesce a portare ad un livello più universale il concetto della rottura. Questo intellettuale è amante del teatro, della poesia, e tramite le sue lezioni di teatro e poesia insegna a dei ragazzi, in un momento che appare secondario nella trama, ma che nel significato invece è fondamentale, è cardine, spiega il concetto della rottura, il concetto del non calcare sui significati, ma frammentare. Chi se ne frega del significato? Non siamo qua per i significati, il significato c'è già, lo capiamo già tutti. Quello che bisogna fare invece è destrutturare, decostruire. E questo se nell'arte porta a tutto quello che sono i movimenti del Novecento che prendono i canoni, li frammentano, il surrealismo, il futurismo, l'astrattismo, tutto quello, nella vita, nella politica, quella rottura è infrangere i canoni sociali, è infrangere la morale comune, è infrangere la legge anche, quando questa legge è ingiusta, sicuramente,
ma forse anche quando è giusta, perché non c'è legge giusta in realtà. E poi, altro modo di infrangere anche i miti cuciti addosso, perché questo personaggio vittima dell'ingiustizia, a differenza che nei soliti film americanacci tutti uguali, questo personaggio vittima di un'ingiustizia sociale e giudiziaria non vuol fare il martire, non si mette a lottare, a fare arringhe commoventi sul proprio vissuto, sul perché abbia ragione, non vuole essere un mostro e non vuole essere un martire. Quindi è una rottura totale, è un film forse d'amore e d'anarchia, per citare Lina Wertmüller. È un film che insegna tanto su che cosa significhi essere davvero liberi, essere davvero se stessi. È una lezione che, ambientata negli anni 60, dobbiamo ancora imparare.